Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Pur in periodo vacanziero, non ho voluto far mancare una nuova pillola, oggi dedicata all'influenza dei provvedimenti collegati alla pandemia da coronavirus sull'entità dei cambiamenti climatici. In realtà, già 3 mesi fa avevamo fatto 2 conti che dimostravano che non avremmo dovuto attenderci variazioni drastiche sui valori delle concentrazioni del principale gas serra, il biossido di carbonio o CO2, se confrontati con quelli di un anno fa. Le ultime rilevazioni relative al mese di luglio per l'osservatorio di Mauna Loa confermano le proiezioni e indicano un rateo annuale di incremento di 2,6 ppm, in linea con gli incrementi negli ultimi anni, e anche l'andamento in questi primi 7 mesi del 2020 appare semplicemente traslato rispetto all'andamento dei primi 7 mesi del 2019. A questi dati si aggiunge un recente articolo pubblicato qualche giorno fa sulla prestigiosa rivista Nature Climate Change da Piers Foster, climatologo britannico dell'Università di Leeds, e i suoi collaboratori, tra i quali anche sua figlia, studentessa universitaria, proprio sugli impatti presenti e futuri della pandemia sui cambiamenti climatici. Le notizie non sono per niente incoraggianti. Studi precedenti avevano già stabilito che ci sono stati cambiamenti significativi nelle emissioni di gas serra quando i trasporti avevano subito molte restrizioni a seguito della pandemia. Infatti, le emissioni giornaliere globali di CO2 erano diminuite del 17% in aprile, al culmine della crisi. Secondo gli scienziati, questo drastico calo nelle emissioni dei gas serra e degli inquinanti atmosferici, osservato durante il blocco globale, avrà però un impatto minimo sul riscaldamento del pianeta. Lo studio ha usato i dati sulla mobilità globale di Google e Apple e ha calcolato come sono cambiati 10 diversi gas serra e inquinanti atmosferici tra febbraio e giugno del 2020 in 123 paesi. Proprio l'analisi combinata di diversi composti ha permesso di scoprire che alcune delle diminuzioni dei gas serra in realtà si sono annullate a vicenda, almeno per gli effetti sul riscaldamento. Ad esempio, gli ossidi di azoto prodotti dai trasporti normalmente hanno un forte impatto sul riscaldamento atmosferico e la scorsa primavera le loro emissioni sono calate del 30%. Contemporaneamente sono però calate anche le emissioni dell'anidride solforosa, che deriva principalmente dalla combustione del carbone e che normalmente ha un effetto raffreddante in quanto costituisce aerosol che riflette la radiazione solare, quindi riduce il riscaldamento. Questo effetto di bilanciamento, di cui si è evidenziato un esempio, combinato con la natura, almeno auspicabilmente temporanea, delle restrizioni pandemiche, comporta che l'impatto sul riscaldamento entro il 2030 sarà molto limitato e difficilmente si farà sentire a livello di minore riscaldamento. Infatti, determinando l'andamento futuro delle temperature grazie all'uso dei modelli di clima e alla selezione di alcuni scenari realistici relativi al futuro immediato, gli scienziati hanno visto come, nel prossimo decennio, la variazione delle temperature medie globali sarà solo di 0,01 grado inferiore a quanto sarebbe accaduto senza la pandemia. Ovviamente però questi risultati dipendono in modo sostanziale dalla natura della ripresa post-pandemia. Gli autori hanno anche provato a simulare diversi tipi di scenari a seconda della tipologia di recupero post-pandemico dell'economia. Il punto focale del discorso è che, anche se i cambiamenti temporanei, come quello dovuto al blocco della scorsa primavera, possono aiutare a limitare il riscaldamento, anche se di poco, per ottenere risultati significativi e duraturi è necessario ridurre
le emissioni di gas climalteranti in modo permanente. Come si sa, infatti, il biossido di carbonio permane molto a lungo nell'atmosfera terrestre e quindi è necessario ridurre le emissioni in modo molto significativo e per molto tempo prima di iniziare a compensare gli effetti di tutte le emissioni passate a partire dalla rivoluzione industriale. In questo senso, gli effetti di questa pandemia ancora in corso potrebbero rappresentare un'occasione d'oro per cambiare rotta, rilanciando l'economia e investendo in industrie verdi. Le analisi degli studiosi dimostrano che questa predisposizione potrebbe fare un'enorme differenza per il nostro clima futuro, portando addirittura a impedire alle temperature medie globali di superare il livello di 1,5 gradi di riscaldamento entro la metà di questo secolo rispetto ai valori preindustriali o comunque pre-XX secolo. Questo scenario avrebbe addirittura il 55% di probabilità di verificarsi, a patto però che la ripresa sia fortemente ecologica, con un blocco dei combustibili fossili in modo da azzerare le emissioni globali entro il 2050. Certamente si tratta di una prospettiva abbastanza radicale, che tra l'altro comporterebbe di dover iniziare praticamente da subito a cambiare rotta. Infatti, un atteggiamento anche solo più moderato porterebbe a un tasso di riscaldamento superiore a 1,5 gradi entro il 2050, anche se inferiore ai 2 gradi. Al contrario, se dopo la fine della pandemia la situazione dovesse tornare simile a quella pre-pandemica o addirittura in ripresa per il rimbalzo dovuto alla ripresa economica, con forti investimenti da parte di tutto il mondo nei combustibili fossili, ci sarebbe la quasi certezza di superare la soglia di riscaldamento di 1,5 gradi entro il 2050, con qualche probabilità di sforare addirittura il valore dei 2 gradi. Gli scienziati hanno anche provato a vedere cosa succederebbe se gli effetti della pandemia si limitassero ad un calo temporaneo di 2 anni per poi tornare ai valori pre-pandemici, trovando una situazione praticamente inalterata rispetto alle previsioni di un anno fa in assenza di pandemia. Tutti questi risultati sottolineano per l'ennesima volta che è giunto il momento di agire. Il professor Forster ha sottolineato come spesso i disastri siano storicamente il momento in cui iniziano i maggiori cambiamenti. Inoltre, ora più che mai c'è abbastanza consenso da parte di governi, industria e opinione pubblica sul fatto che ci si debba muovere verso un'economia e uno stile di vita più verde. Ma bisogna agire, ora e subito. Questo comporta alcune modifiche anche negli stili di vita individuali, ad esempio privilegiando la mobilità senza combustibili fossili, a partire dal camminare o muoversi in bicicletta, pratiche che porterebbero anche un miglioramento netto della qualità dell'aria nelle città e quindi avrebbero impatti positivi anche sulla salute pubblica. Per arrivare a una trasformazione completa, unita a una progressiva riduzione del numero dei mezzi di trasporto che dovranno essere elettrici, e continuando con le ristrutturazioni edilizie al fine di minimizzare gli sprechi ed eliminare i combustibili fossili. Certamente non tutti potranno cambiare tutto subito, ma la strada dovrà essere inevitabilmente questa, anche perché il clima non ci aspetta. È notizia recente, la fonte è l'agenzia americana NOAA, che luglio 2020 è stato il mese più caldo dall'inizio delle osservazioni relativamente all'emisfero nord e il secondo mese più caldo della serie a livello globale. Anche se la sensazione comune in Italia è stata che i primi 2 mesi estivi non siano stati particolarmente caldi, i dati dimostrano che giugno ci ha fatto ricordare come erano le estati del decennio 1980-1990 in media, mentre luglio, grazie alla scaldata della terza decade, è risultato mediamente più caldo di circa 1 grado a livello nazionale rispetto alla media trentennale 1981-2010. Con un'altra ondata di caldo attesa per dopo Ferragosto
è probabile che nelle nostre lande anche il mese di agosto risulti sopra le medie del trentennio più recente e che quindi l'estate 2020, pur avendo fatto registrare meno ondate di caldo estremo rispetto a quanto ci avevano abituato gli anni più recenti, allunghi la serie degli anni sopra media sia in Italia che in Europa. A livello globale, invece, siamo già sicuri di aver inanellato l'ennesima stagione estiva sopra le medie, a meno che da domani, a settembre, le temperature non scendano di una ventina di gradi sotto le medie contemporaneamente in tutto il mondo. In definitiva, il tempo delle attese e delle discussioni è finito. È arrivato il momento di agire e di diventare più verdi, e lo si può fare partendo dalle piccole azioni più individuali e continuando con quelle più grandi e impattanti, e pretendendo che i nostri amministratori si muovano in tal senso. Con questo vi saluto, augurando buone vacanze a chi le sta facendo, buon rientro a chi tornerà al lavoro, ed esortando tutti a tenere un comportamento responsabile per limitare i contagi.